Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2. Oggi abbiamo una missione. Un maniaco assassino ha piazzato una bomba in una struttura di riabilitazione Pet Therapy. La struttura è piena di bambini ammalati e di cuccioli di cane e gatto. Tra l'altro la dottoressa Monroe e il dottor Phillips si sono da poco fidanzati e stanno pensando di andare a fare un viaggio insieme portando con loro Jenny, la piccola capretta malata di Alzheimer. L'esplosione di questa bomba comporterebbe una tragedia immane. Pensate che oltre ai cuccioli e ai bambini in questa struttura ci sono anche dei vasi cinesi costosissimi che sarebbero di gran lunga una delle perdite più insostenibili. Vasi cinesi no, no. Salve ragazzi, bentornati su una partita di Keep Talking Nobody Explodes. Sono passati solo 3-4 settimane e noi non ricordiamo niente. E noi non sappiamo assolutamente niente. E come al solito faremo una pessima figura, anche perché questa bomba inizia con something different. Porca troia. Quindi qualcosa è già cambiato. Siamo alla 3.2. Allora, vedete di scrivere bene queste cose. Sì, vabbè, ma tanto la prima è impossibile perché dobbiamo capirle. Oh, dobbiamo... guarda che tutti i bambini dell'istituto dipendono da noi, eh. Forza. I vasi cinesi soprattutto. Do these wires look different to you? Does this bomb look exploded to you? 5 minuti, 3 moduli, 3 strike. 5 minuti. 5 minuti? Ce la possiamo fare? Sì, 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 sì. It's start time. Ok. C'è il rombo. Ok, il rombo, quindi... rosso. Simon dice... lampeggia rosso? Porco satana, non... Sì, però non riesco... Ah, ok. Porca troia. Non mi girava la... Non mi gira la bomba. Ah, ecco. Ok. Allora... Blu. C'è una U. C'è una U? Aspetta, aspetta. Ci serve la vocale all'interno di quella cosa, no? No. No? Dice... Allora, blu? Sì, blu. Giallo, rosso, giallo. Giallo, rosso, giallo? No, rosso, giallo, scusami. Rosso, giallo. Ok, allora devi fare blu e verde. Ok. Rosso, giallo, verde. Rosso, giallo, verde sarebbero praticamente... Blu, verde, dimmi un attimo. Blu, verde, giallo. Ok. La sveglia sta suonando, puttana miseria. Perché suona la sveglia? Non lo so, ogni tanto suona la sveglia. Ma il telefono tuo o la bomba? No, la bomba. Allora, ci sono i fili. Ok, quelli fili. Quelli normali, non quelli intrecciati. Fili normali, ok, sono, ok. Sono 5 fili. Sì? No, scherzavo, sono 6 fili. Vaffanculo, ok. Di cui uno giallo, 2 blu, uno rosso e 2 bianchi. Due gialli, uno blu, uno rosso e uno bianco? Uno giallo, 2 blu, 2 bianchi e uno rosso. 2 bianchi e un giallo, giusto? Sì. Taglia il quarto cavo. 1, 2, 3, 4, rosso? Ok. Allora, abbiamo i cavi intrecciati. Vaffanculo, questo è difficile, aspetta, aspetta. E si è spenta la luce. Abbiamo no, è quello con i diagrammi. Porco satana, ho preso uno strike ma non volevo premere. Non volevo assolutamente premere, ma la luce è buia. Ok, qual è quello con i cavi intrecciati? Cavi complicati, ok. Allora, ti dico, questo non mi ricordo come funziona. Manco io, c'è il diagramma sal cazzo. Non so quanto tempo manchi, ma... C'è un LED sopra il cavo e uno spazio per ogni simbolo stella sotto a esso. Per ogni combinazione di cavo LED usa il diagramma di Venn qua sotto. Ok, vai. Te lo ricordi il diagramma di Venn? Assolutamente no. Bisogna intrecciare i diagrammi e vedere dove vanno a parare. Quindi dimmi cosa ti serve e io te lo dico. Ci abbiamo un minuto circa. Perché il tempo va veloce. Guarda ogni cavo, c'è un LED sopra il cavo e uno spazio per un simbolo stella sotto a esso. No, non è quello. E qual è? Sono i cavi intrecciati, sono 3 cavi da un lato e 3 cavi da un altro. Ah, ok, ok, sequenze di cavi si chiama questo. Ok, uno corrisponde a? A, ed è nero. Nero, ok. Il primo è connesso alla A, hai detto? Sì. Occhio, abbiamo uno strike. Taglia, taglialo. Il primo? Sì. C'è un'altra nella A che va a finire. Il 3 va a finire nella A, aspetta. Non è singolo 1A.
Il 3 che cos'è? Il 3 è blu e va a finire nella A. Taglia A, taglia il primo. Ok. Poi l'altro cavo va a finire nella A. Il cavo 2 va a finire nella B. Il cavo blu va a finire nella B? No, il cavo 2 rosso va a finire nella B. Ok. E il cavo 3 blu va a finire nella A. Il rosso taglialo. No. Perché? Tu estrai. Merda. Occorrenza del cavo rosso. E il cavo rosso è il secondo? Il cavo rosso è il secondo, abbiamo due strike ed è stato tagliato. Adesso c'è il cavo blu, sì, il terzo cavo e va a finire nella A. E ci sono due freccette, uno sopra e uno sopra e sotto, che non so a che cosa servano. E ci sono i led, penso, di attivazione, mancano 5 secondi. Tagli il cavo blu e se esplodo A. Taglia! È esploso. Abbiamo perso i bambini. Scusate ragazzi, fatemi confrontare con il mio collega artificiere, perché questa cosa va chiarita. Era questa la cosa da fare? Sì. E perché mi ha fatto saltare in aria qui? Allora, questo non... Capiamo, dobbiamo capirlo ragazzi. Dentro questo modulo ci sono diversi pannelli con dei cavi, ma solo uno è visibile ad un determinato momento. Puoi passare al pannello successivo. E vedi che dovevamo passare al pannello successivo dalla prima. Non lo sapevo. Per questo ti dicevo che sono le frecce su e su. Che cazzo significa i numeri di occorrenza di un dato cavo sono cumulativi su tutti i pannelli del modulo? Ah, non lo so. È complicato. Una volta fatta questa, dobbiamo passare al pannello successivo. Ah, ok. Beh, ragazzi, stiamo imparando. Forza, ci riproviamo. Bambini, si gioca di nuovo. I bambini dell'istituto, ovviamente. Allora, ok, iniziamo da quello. Ok. Cavo rosso. Uno che va in A. Allora, il primo cavo è rosso e va in A, devi... Parole tue? No, non lo devi tagliare. Ok. Secondo cavo, blu, che va in A. Taglialo. Porco due, no! E qua, occorrenza del cavo blu. Secondo cavo blu, taglia se connesso a A o C. Poi c'è il terzo cavo, che è sempre blu e connesso ad A. Terzo cavo è sempre blu ed è terzo? Terzo cavo connesso. Non lo devi tagliare. Niente, no, non è così. E guarda, torna un attimo qua. Guarda. Allora, cavo blu, se il secondo cavo taglia se connesso a A o C, ed è quello che hai fatto tu. E mi ha dato errore. Perché? Non abbiamo capito questa cosa, ragazzi. Quindi devi tagliare quando non sei sicuro di aver tagliato i cavi. Che cazzo vuol dire? Ma come cazzo non passare al pannello successivo dopo essere sicuro di aver tagliato tutti i cavi nel pannello corrente? Senza essere sicuro. Che cazzo vuol dire non passare al pannello successivo? No, non significa niente. I numeri occorrenti sono cumulativi su tutti i pannelli del Quindi modulo. Quindi prima erano due cavi blu. Quindi uno era blu e l'altro era blu, dovevi tagliare soltanto se c'era qualcosa che combaciava. Se fosse stato secondo cavo e quarto cavo, avremmo dovuto tagliare soltanto là. Il primo giro infatti a tagliare... Non ci pensiamo adesso. Vedo se c'è... Cazzo, non c'è. Va bene, non c'è. C'è Simon dice, vai. Ok, cazzata. Facile. Poi ci sono i diagrammi di Venn, voglio ridere. Porca troia. Rosso. Allora, rosso blu. Rosso blu. Blu rosso. Rosso blu rosso. Quindi blu rosso blu. Ok? Allora, ci sono i cavi normali e poi ci facciamo gli altri cavi incrociati. D'accordo, d'accordo. Cavi sono normali. Sono 5 cavi di cui 2 neri. Uno rosso, uno giallo, uno bianco. Due neri, uno rosso, uno giallo, uno bianco, eh? L'ultimo cavo di che colore è? Bianco. C'è un solo giallo, vero? Sì. L'ultimo cavo... Taglia il primo cavo. Buono. Adesso vai sui cavi incrociati. E comincia a vedere. Parco due! Quello col diagramma di Sven? Sì. Allora, qua devi essere bravo a capire le intersezioni tra le cose. Per favore, abbiamo 3 minuti, ci possiamo prendere tutto il tempo che vogliamo. Non facciamo figure di merda. No, vai. Abbiamo rosso che va nel rosso, senza stella, senza LED. Rosso,
Aspetta, fermo. No, merda, che casino. Guarda ogni cavo, c'è un LED sopra il cavo e uno spazio per un simbolo. Non c'è né il LED né la stella sotto. Sul primo cavo rosso e giallo, credo. Ah, il primo cavo è rosso e giallo? Credo di sì, rosso e arancione, insomma. Non c'è il blu, non ha la stella e non ha il LED acceso, vero? No. Ok, devo trovare soltanto questa cosa qui. Allora, S significa tagliare il cavo se l'ultima cifra del numero seriale è pari. Ed è pari. Taglia. Ottimo. Sì, ho capito come funziona. Secondo cavo era rosso, c'era una stella sotto e il LED era spento. Ho la luce spenta, quindi... Sì, e non c'è blu? Non c'è blu, è uguale a quello di prima. Ok, allora devi premere taglia il cavo. Sicuro? Sì. Ottimo. Il prossimo cavo è blu attorcigliato al bianco. E anche blu, quindi. È anche blu e bianco e c'ha una stella e un LED. Tagliare il cavo se la bomba ha una porta parallela. C'è una porta seriale. C'è solo una porta seriale, quindi andiamo avanti. È bianco, ha la stella e il LED. Ha la stella e il LED? Sì. Ok. P che sarebbe tagliare il cavo se la bomba ha una porta parallela. No. Ok. Il prossimo è bianco, ha solo il LED acceso. Non tagliare il cavo. Blu, solo un LED acceso. A questo punto, per ricordi logica, dovrei tagliarlo il cavo. Dovresti tagliare il cavo se la bomba ha una porta parallela. Ha una porta seriale quella. Non è che sta tradotto come il cazzo? No, seriale è diversa da parallela. Perché a me qua LED acceso e cavo blu mi dice... A meno che... 37 secondi. A meno che il cavo colorato anche di blu significa che non va bene blu. Cazzo significa? È blu, tutto blu? È blu, sì, sembra tutto blu. Allora non tagliare il cavo. No, perché sennò... Me la gioco tu, c'ho 15 secondi, dai! Non lo so, Cosa non sai? Dimmi! Bravo, così, taglia! Ah, a cazzo di cane si fanno le cose! A cazzo di cane! Non so perché tu sia riuscito a fare quello che hai fatto. Ho tagliato un cavo a cazzo e il mio proverbiale amico si è svegliato. L'abbiamo defusata con uno strike perché è giusto che vadano così le cose. Allora, la porta seriale che dici tu è la parallela. No, ho dovuto tagliare soltanto il bianco, che credo avesse sia la stella che il LED. Stella e LED però hanno in comune soltanto B, che vuol dire tagliare il cavo se la bomba ha due o più batterie. E c'aveva la batteria, due batterie. Perché non me l'hai chiesto? Allora ho sbagliato io l'intersezione. Ho sbagliato io a leggere l'intersezione. Ok, vabbè, l'importante è che è stata defusata con un pizzico di fortuna, ma ehi, sti cazzi. Beh ragazzi, noi ci vediamo al prossimo salvataggio. Ragazzi, i bambini dell'istituto sono morti, però abbiamo salvato un gruppo di 3 anziani terminali. Che non è male, nell'istituto subito a fianco. Era giorno di ferie, quindi non c'era neanche personale. Gli anziani erano rimasti lì a morire. Ciao belli!